Radio Radicale, siamo con Renato Brunetta per parlare di legge elettorale. Allora, ieri in Commissione Affari Costituzionali è iniziato il confronto sulla proposta di legge Brescia. Oggi alla Consulta c'è un'importante udienza sul referendum Calderoli, sulla sua ammissibilità. Che cosa pensa di quello che sta succedendo? Ieri una deputata del gruppo di Forza Italia, Anna Grazia Calabria, ha annunciato già una proposta di legge del gruppo di Forza Italia. Io penso che le leggi elettorali debbano essere fatte tutti assieme, vale a dire con il più ampio consenso parlamentare, che non ci debba essere l'intervento del governo, ma che ci debba essere invece un consenso il più ampio possibile delle forze parlamentari. Primo punto. Secondo punto, quindi bene che ci sia anche una proposta da parte del mio partito, perché questo andrà a confrontarsi con la proposta dell'attuale maggioranza e speriamo con la proposta di altre forze politiche. Secondo punto, più di contesto. Noi siamo in una fase politica, istituzionale, sociale del nostro paese molto divaricata. Molto di contrasti, pensiamo populismo, estremismo, sinistrismo, ritorni alle case madri dell'ideologia. Ecco, io credo che in fasi come questa, come quella tra l'altro del secondo dopoguerra, servano più leggi elettorali che favoriscano la rappresentanza piuttosto che favoriscano l'ulteriore contrasto, l'ulteriore divisione. Anche se mi rendo conto che oltre alla rappresentanza noi abbiamo bisogno poi della governabilità, sono i due pilastri di qualsiasi legge elettorale. Rappresentare il Paese anche in ragione tra l'altro della probabile applicazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari e quindi allarga come dire, la rappresentanza dei parlamentari che rimangono e quindi il rischio è che il Paese si ritrovi ad essere tra quelli europei quello che ha più abitanti rappresentati da ciascun parlamentare e quindi avremo bisogno non di un'ulteriore divaricazione tra rappresentati e rappresentanti, ma avremo bisogno di una legge elettorale che metta in equilibrio rappresentati e rappresentanti. Io penso che sia necessaria quindi un'ampia condivisione su una legge elettorale a base proporzionale, che però consenta la governabilità, quindi con un eventuale premio di maggioranza per chi può garantire prima un programma e forze politiche in grado di governare un paese con i numeri e la classe dirigente adeguata. Ecco, secondo questo schema, Forza Italia sarebbe decisiva per il centrodestra? La Forza Italia è sempre decisiva, sia nel centrodestra che nel Parlamento. Attualmente noi abbiamo attorno a 100 deputati e 58-59 senatori. È il secondo o terzo gruppo parlamentare presente in Parlamento. Noi siamo decisivi. Io lo sostengo da tempo, Radio Radicale lo sa, che Forza Italia è una componente fondamentale del centrodestra che ha vinto le ultime elezioni. È stato solo l'errore di rompere il centrodestra dopo il 4 di marzo del 2018 e dare in mano il paese sostanzialmente al Movimento 5 Stelle, sia col governo con la Lega, sia col governo con il PD Quindi lei si augura che il referendum Calderoli venga bocciato, e l'ho. Io sono considerato non ammesso? stato contrario alla geniale intuizione dell'amico Calderoli perché non si fanno le leggi elettorali col taglia e cuci. Non si fanno le leggi elettorali con le forbici e trasformando una legge, il Rosatellum, in un maggioritario puro non è tra l'altro ammissibile proprio perché non è autoapplicabile, perché occorrerebbe un ridisegno dei collegi
tutti maggioritari, tenendo conto, lo ridico per gli ascoltatori di Radio Radicale, che attualmente, semplificando un po', noi abbiamo il Rosatellum che è fatto per una parte di maggioritario e per due parti abbondanti di proporzionale. Il fatto di buttare via le due parti abbondanti di proporzionale e rendere tutto maggioritario, come dire, è una violenza al testo di legge, ma soprattutto è una violenza costituzionale, perché la legge che ne verrebbe fuori se il referendum abrogativo Calderoli fosse ammesso, avesse il quorum e avesse la maggioranza, una volta raggiunto il quorum, il giorno dopo dovrebbe essere autoapplicativo, cioè il giorno dopo si potrebbe andare a votare, si dovrebbe andare a votare. Siccome non è possibile, e non è possibile utilizzare la leggina Calderoli sulla delega, ne deriva che io sono convinto che la Corte Costituzionale dirà un secco no alla proposta delle regioni, delle otto regioni che hanno chiesto il referendum Calderoli. Ha idea il testo della proposta di legge Calabria quale potrebbe essere, che è stato annunciato ieri in Commissione Affari? Ma ne dobbiamo discutere a livello di Forza Italia. Abbiamo raggiunto questo convincimento di fare una nostra proposta che punti alla rappresentanza e alla governabilità. La governabilità, quando tu hai un sistema a base proporzionale, è fatta ovviamente con un premio di maggioranza, cioè certo, chi raggiunge un determinato livello di consensi, esempio il 35-40% su base proporzionale, viene premiato con un premio di governabilità. Pensiamo, se questo fosse stato nella legge Rosatellum, il centrodestra, che ha aggiunto il 37% alle ultime elezioni, pur non raggiungendo la maggioranza assoluta, con il premio di maggioranza al 51% sarebbe in questo momento al governo. Quindi anche un Rosatellum, come dire, corretto con un premio di maggioranza, la dico così, certo. Per stile. Il problema dal punto di vista teorico è rappresentanza, certamente, governabilità, e la governabilità, se il sistema è a base proporzionale, è dato da un premio di maggioranza per il partito o la coalizione che raggiunge un certo livello di consensi, esempio 35-37-40%, che consentirebbe ovviamente o al centrodestra o al centro-sinistra di avere la certezza dei numeri in Parlamento. Bene, grazie come sempre a Renato Brunetta, chiarissimo. Grazie. Grazie a voi.